Allora, buongiorno a tutti. Allora, mezz'ora prima di andare a lavoro. Questa settimana sto lavorando come un animale. Purtroppo qua a Londra ci sono i periodi che devi sacrificarti, devi lavorare come un animale per tirare su qualche soldo. Comunque, ieri mi sono potuto vedere l'ultimo spezzone di Bologna. Sì, me lo immaginavo, 2-1 perché il Bologna gioca bene lo stesso. Poi c'è stato Sanjuji Buffon, sempre il numero 1, 41 anni, ed è sempre il numero 1 che ci ha salvato. Però poi ho visto le solite teste di cazzo anti-juventini, in primis i merdazzurri, che si sono messi a rompere i coglioni per quel tocco di mano di De Ligt, scusate. Allora, se guardate bene, tocca prima col piede e poi col braccio, quindi non iniziate a fare uno scandalo, a rompere il cazzo, perché se torniamo indietro a Inter-Juve, due cartellini rossi dove sareste meritate, invece avete preso un giallo ottantesimo, quindi andatevene a fanculo e statevi zitti, teste di cazzo. Poi le altre sono il Corriere della Merda, il Corriere dello Sport, che si dovrebbe chiamare Corriere della Merda perché sono delle merde, anche i giornalisti che ci scrivono sopra sono delle merde. L'altra è Fanpage, una pagina di merda che è su YouTube, che non seguirò più perché sono tutti delle merde. Quindi Fanpage dovrebbe essere abolita, spero che sarà abolita, come il Corriere dello Sport, il Corriere della Merda. Spero che chiuderà presto, perché è un giornale di merda, è un giornale di merda, è merda che lo compra anche. Quindi mi fa incazzare questa cosa, perché ogni minima azione, ogni minimo errore, tutti puntate sull'aiuto. Cosa vi dà fastidio vedere che siamo in testa? Vi dà fastidio? Pensate alle vostre squadre di merda, pensate alle vostre squadre di merda, invece di stare ad attaccare, pensate alle vostre squadre di merda e state zitti, teste di cazzo. Scusate se dico un sacco di... ma mi sto sfogando, perché mi fanno incazzare queste cose. Il Corriere della Merda, proprio, il Corriere della Merda. Un giornale di merda e merda, i giornalisti che ci scrivono. Siete tutti una banda di pezzi di merda, come dice Enzo Capuano. Cazzo, basta, Fanpage lo sai, mi ha rotto il cazzo. Una pagina falsa, ma non solo per il calcio, per tutto. Una pagina falsa, falsa, proprio. Che spero che chiuda, davvero, spero che chiuda. Davvero, come ieri su cose dei riti, per altre squadre non le metto, per la Juve sì. Andatevene a cagare il Fanpage di merda. Fanpage, siete una pagina di merda. Veramente, veramente, mi fanno incazzare tutte queste cose. Ogni minima cosa è tutti contro la Juve. Guardate bene che De Ligt tocca con il piede, merde, merde, perché con i merdazzurri la volta scorsa il rigore l'hanno dato, giustamente, perché poi era tocco di braccio. Giustamente l'hanno dato. Però dei cartellini rossi che avrebbe dovuto prendere l'Inter non se ne parla. Quello non se ne parla, perché sai, la Juve che è quella bersagliata. Ve ne andate a cagare tutti, Corriere dello Sport e Fanpage siete delle merde, tutti. Chi ci lavora anche, perché ovviamente sono delle merde, sono al guinzaglio dal padrone, tutti, no? Sono tenuti al guinzaglio dal padrone a scrivere qua e là. Andatevene a cagare tutti quanti. Beh, dopo questa pace chiudo, tra un po' inizio a lavorare. Basta, quello che dovevo dire l'ho detto. Correre lo Sport e Fanpage, siete delle merde umane, siete scandalosi, ok?